Oggi si è parlato non di una caccia alle streghe, ma di un percorso verso la normalità con questi 90 milioni che sono tantissimi da recuperare. Ci spiega cosa è successo nelle ultime settimane e cosa è successo anche con quei cittadini a cui è arrivata una comunicazione che in realtà non doveva arrivare. Sì, oggi abbiamo voluto proprio incontrare, comunque fare questa conferenza stampa proprio per questo motivo, che sia un punto anche chiarificatorio per tutte quelle persone che si stanno preoccupando, sono arrivate queste diffide. Non sono altro che le diffide dovute al fatto che in questi anni abbiamo avuto un fermo voluto dall'amministrazione che ha riguardato quindi il momento della pandemia. Oggi abbiamo ripreso ovviamente le nostre normali attività che un tempo si facevano, quindi di recupero del credito, che è un importo ormai diventato un importo importante e che per l'azienda come AMAM è fondamentale. Avete parlato di 90 milioni, 30 di questi 90 imputabili ai condomini. Sì, diciamo che l'importo maggiore è dato dal, quindi 30 milioni ai condomini, che sono circa 3.000, quindi diciamo ecco una percentuale importante. Paradossale che forse ci sono anche quelle raccomandate da 10-15 euro di morosità, che quasi costa più inviare la raccomandata del recuperare i crediti. No, abbiamo inviato tutto lo scaduto con un importo superiore dai 10 euro in su, la raccomandata costa molto meno. Parlando invece con l'utenza, molti si sono riversati negli uffici, ma con il cambio del sito ad ottobre, con i vari strumenti telematici, molte di queste pratiche possono essere interamente fatte online. Assolutamente, noi abbiamo un portale che dà la possibilità di accedere tramite SPID e visualizzare proprio tutte le ultime fatture degli ultimi 5 anni, a breve anche di tutte le fatture anche dopo, anche prima dei 5 anni, quindi si possono presentare istanze, si possono fare le volture, si può anche pagare con PagoPA, quindi accedendo, quindi si può pagare anche online. Questo non fa altro che agevolare comunque l'utente e anche esortarlo insomma a non venire allo sportello, perché ci sono alcune cose che si possono fare anche benissimo sul portale. Più volte avete parlato della vostra preoccupazione, preoccupati di quegli 8 su 10 che pagano dopo un anno, 4 su 10 dopo un mese dalla comunicazione. È un problema culturale secondo voi? Sì, secondo noi sì, perché noi riteniamo che forse hanno perso un po' l'abitudine di pagare l'acqua. L'acqua va pagata come si paga la luce, come si paga il gas e come si pagano tutte le altre utenze, perché per avere un buon servizio bisogna pagare. Purtroppo sicuramente abbiamo creato qualche disagio perché magari chi è andato alla posta a ritirare l'avviso, però comunque il tema è che la gente deve tornare a pagare l'acqua, perché è importante, perché per garantire comunque il servizio che tutti richiedono. Quanto ci vorrà secondo voi per recuperarli? E che grado di tolleranza c'è? Si parlava di tolleranza zero praticamente. Beh, non vorrei essere troppo dura, perché magari la gente non la voglio neanche spaventare, però la gente deve tornare a pagare, quindi tolleranza zero forse sì, si può definire tolleranza zero. Noi speriamo di recuperare, non so, forse nel giro di un anno. Noi abbiamo avviato tutte le attività possibili per il recupero del credito e faremo di tutto per recuperarlo.